Buongiorno e grazie a tutti coloro che si stanno collegando. Abbiamo avuto una serie di problemi tecnici per il collegamento con Barbero, che ringrazio in modo particolare per aver accettato questo incontro. È già il secondo confronto che facciamo e spero che ce ne saranno tanti altri perché sia Barbero che io siamo convinti che quella del confronto sui temi scomodi, naturalmente, sui temi soprattutto dove ci sono differenze, sia la modalità migliore nella vita culturale, anche se purtroppo è una modalità molto poco usata. La discussione di oggi riguarda il problema del Green Pass nell'università. 400 persone che lavorano nell'università, docenti, ma credo anche non solo docenti, hanno firmato una richiesta perché venga sospesa la norma, il decreto che ha stabilito che per accedere all'università è necessario avere il Green Pass. Voi sapete che il Green Pass oggi si può avere o dimostrando di aver fatto le due dosi del vaccino o la dose unica per il vaccino unico o altrimenti facendo un tampone ogni 2 giorni. Alessandro Barbero è la personalità più importante fra questi 400 firmatari. Io leggo quelli che lui stesso in altre interviste ha detto di considerare gli aspetti cruciali di questo loro appello. Il requisito del Green Pass, secondo Barbero e gli altri firmatari, estende di fatto l'obbligo di vaccinazione in forma surrettizia per accedere anche ai diritti fondamentali allo studio e al lavoro, senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Ecco, questo credo che però non sia motivo di contrasto fra Barbero e me, perché anch'io penso che il potere politico, cioè governo e Parlamento, dovrebbero avere il coraggio di assumersi la responsabilità attraverso la legge, una legge per la vaccinazione obbligatoria. Io sono assolutamente favorevole e ho visto che in qualche intervista anche Alessandro, benché poi dicendo a determinate condizioni, ha detto sarei anch'io favorevole. Quindi partiamo da questo punto. Io credo che sia necessario il vaccino obbligatorio e da questo punto di vista il governo potrebbe operare rapidissimamente perché una legge può avvenire anche attraverso decreto legge che poi deve essere convertito entro 60 giorni. Quindi se c'è la volontà politica non ci sono problemi e i costituzionalisti hanno spiegato in tutti i modi che non c'è nulla di incostituzionale in una legge che rende obbligatorio questo vaccino per gli adulti, del resto ci sono 10 vaccini obbligatori già per i bambini e i ragazzi. Ora, credo che se è giusto chiedere l'assunzione di responsabilità da parte del potere politico, diventi poi, a mio avviso almeno, una questione di lana caprina, non so. Marx avrebbe detto sottigliezze teologiche, nel andare poi a vedere che grande differenza ci sarebbe rispetto alla richiesta al decreto sul Green Pass. Ripeto, la differenza è un voto del Parlamento, che è una cosa importante, ma se certamente è importante, se noi vogliamo il vaccino obbligatorio, credo che nessuno di noi pensi
che la sanzione dovrebbe essere mettere la galera per chi non lo fa, anche perché diventerebbe pressoché impossibile andare casa per casa a controllare le persone. Le sanzioni di una legge che stabilisca l'obbligatorietà del vaccino dovrebbero essere nella sostanza le stesse sanzioni che oggi ci sono con l'obbligatorietà del Green Pass, cioè chi non si è vaccinato, malgrado l'obbligo, non può salire su un treno, non può andare in un ristorante, non può entrare all'università e così via. E il controllo in tutti questi ambiti ovviamente non spetterebbe alle forze di polizia, ma a chi gestisce queste diverse attività. Sarebbe quindi un controllo diffuso. Sanzioni, diciamo, di tipo classicamente penale, cioè multe, non voglio neanche pensare alla galera, ma multe, dovrebbero intervenire solo laddove in modo subdolo, violando la legge, chi non si è vaccinato sia riuscito a... vedo che si è staccato il collegamento con Barbero. Ecco, solo chi sia riuscito a entrare in uno di questi posti, a violare quindi la legge. Per cui, francamente, nella sostanza non riesco a capire quale sia la differenza. Cioè, siamo convinti che chi non si vaccina compie un atto ostile verso le persone che si sono vaccinate, ben più grave di quello di chi, per esempio, in un locale pubblico fuma. Quando io ero ragazzo, nei locali pubblici si poteva fumare, al cinema si fumava una sigaretta dopo l'altra. A un certo punto intervenne una legge che stabilì che non si poteva più. E quindi, in tutta una serie di posti, chi fumava e pretendeva di fumare veniva discriminato. Ora si tratta di discriminare chi pretende di non vaccinarsi, se si ritiene che il vaccino sia una necessità contro la pandemia. Che il vaccino sia una necessità contro la pandemia non credo che sia in discussione, è una cosa ovvia. Ci sono, fino a che non ci sarà una cura, ci sono solo due strumenti davvero efficaci contro la pandemia: il vaccino e la quarantena, l'isolamento, il distanziamento. Siccome penso che nessuno voglia tornare ai lockdown più o meno generalizzati che diventerebbero necessari e che incominciano a far capolino in altri paesi, perché appunto non si sono prese le misure del vaccino obbligatorio, credo che sia incontrovertibile che oggi la misura essenziale è quella di un vaccino obbligatorio. Per cui, francamente, a meno che qualcuno non voglia che la sanzione per chi non si vaccina sia la galera, non vedo cosa possa obiettare al fatto che le sanzioni per chi non si vaccina siano esattamente il fatto di non poter partecipare ai vari aspetti della vita sociale, cioè non possa mettere a repentaglio la salute degli altri. Bene, spero che mi sentiate bene, perché purtroppo io sono collegato tramite il cellulare e il wifi non è il massimo. Io, Paolo, ogni tanto ti ho perso, non ho sentito proprio ogni parola che hai detto, però ho colto bene il senso dell'insieme. Mi confermi che mi sentite bene? Sì, sì, sì. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, aver pazienza, ma sono in condizioni un po' particolari, sono in piedi col cellulare in mano nel posto dove il telefono prende meglio e quindi non proprio, diciamo, con il massimo dell'agio per articolare il ragionamento. Tuttavia ci provo. Il problema principale, mi sembra, che ci divide è quanto una certa questione sia una questione di lana caprina che non è il caso di porre con tanta enfasi,
o quanto invece sia una questione che in realtà è cruciale dal punto di vista del principio. E cioè la questione appunto del... Adesso dico qual è la questione, ma vorrei... L'hai già detto tu, ma lo dico, cerco di dirlo anch'io dal mio punto di vista. La questione è questa. Nel momento della situazione attuale, noi abbiamo persone che non hanno infranto nessuna legge, che non hanno violato nessun obbligo di legge e a cui si negano dei diritti fondamentali. Quando ci fosse una legge che impone l'obbligo vaccinale, hai ragione tu, che verosimilmente non si potrebbe mandare la polizia a casa di quelli che non sono vaccinati per costringerli a farlo, anche se questo, ben inteso, ci pone dei grossi problemi su cosa vuol dire obbligo nella nostra paese, nelle nostre democrazie occidentali, ma lasciamo stare, non si potrebbe. Ma io non ho nessun problema di fronte a uno Stato che dice c'è una minoranza di cittadini che ha violato la legge, che ha violato un preciso obbligo di legge che il governo ha posto come la Costituzione lo autorizza a fare e che il Parlamento ha approvato, e il cittadino che ha violato quest'obbligo di legge e il governo ha il diritto di imporgli delle sanzioni. Invece, del tutto diverso, mi sembra il caso di un governo che senza un voto del Parlamento, come tu sottolineavi, e violando una direttiva dell'Unione Europea che proibisce di discriminare sulla base del vaccino, di fatto toglie diritti fondamentali, ripeto, a persone che non hanno violato un obbligo, non hanno infranto una legge. Ora, ci può essere, e c'è stato, io ho ricevuto mail di persone che mi hanno detto ma siamo in emergenza, la gente muore e voi intellettuali andate a preoccuparvi di queste sottigliezze. Però ho anche letto che Massimo Cacciari non pensa che siano sottigliezze. E io devo dire che, come dire, nelle democrazie è sempre successo che nei momenti di emergenza c'è la tendenza al dire al diavolo le sottigliezze, al diavolo anche i diritti, l'importante è stringerci tutti, far fronte alla minaccia e poi vedremo. Però poi a posteriori si scopre che certe volte le democrazie sono andate troppo in fretta su questo. Noi oggi ammiriamo quei paesi che al tempo delle guerre mondiali, quando mandavano i loro cittadini a farsi ammazzare per difendere la democrazia e la civiltà, sono però stati capaci di discutere con gli obiettori di coscienza. E apprezziamo di meno quei paesi che gli obiettori di coscienza li mettevano al muro dicendo in questa situazione di emergenza non possiamo tollerare che qualcuno si opponga. Oggi apprezziamo quei paesi, cioè quelle vere democrazie, che anche in momenti di gravissima emergenza non hanno perso di vista il fatto che ci sono dei principi che a qualcuno possono sembrare astrazioni da intellettuali, ma invece non lo sono. Sono il fondamento della nostra convivenza civile. Che cosa il governo può legittimamente decidere e imporre? E che cosa non può invece legittimamente imporre? È una questione di cui secondo me è fondamentale che continuiamo a discutere anche quando siamo in emergenza. E quindi io e quelli che hanno scritto il testo di quell'appello, io non ho scritto, non ho promosso, ho firmato perché largamente condividevo, sia pure con qualche sfumatura, quel testo, e quello era ed è il testo che circola e mi è sembrato, viste le mie convinzioni, che fosse giusto metterci la faccia e firmare, anche se mai più mi sarei immaginato che diventasse l'appello di Barbero, perché io sono il 100° firmatario fra poi altre centinaia, ma comunque mi è sembrato giusto firmarlo perché il punto fondamentale che poneva era proprio questo: non si può, senza discutere, senza neanche riconoscere la legittimità del dubbio, senza riconoscere la legittimità di chiedere chiarimenti, ecco, non si può accettare che appunto ci sia così tanta confusione su quello che il governo ha costituzionalmente il diritto di fare e quello che non ha diritto di fare. Quando chi non ha il Green Pass avrà violato un obbligo di legge, io non potrò che essere d'accordo sul fatto che si può dirgli: allora a questo punto mi dispiace, ma tu non puoi entrare in un ufficio pubblico, non puoi entrare all'università, non puoi prendere un treno e così via.
Quando invece l'obbligo di legge non è violato, badate, io capisco benissimo quelli che non sono d'accordo con me e, che dicono, riassumo un po' brutalmente, ma Barbero, ma chi se ne frega, ma non ti rendi conto che così tu dai spazio ai novax, ai fanatismi, alle superstizioni, a chi importano queste distinzioni, adesso l'importante è vaccinarci tutti e basta. Però, di nuovo, appunto, se l'importante è vaccinarci tutti e basta, ed è così importante che chiedere di fermarsi un attimo a discutere, neanche fermarsi, mentre corriamo, discutere però anche sui diritti e sulle libertà costituzionali e sui margini d'azione di un governo, ecco, che diventi una cosa vietata e che chi chiede di discutere venga pubblicamente insultato, ecco, a me convince sempre più che invece l'appello era necessario. È che la discussione, come quella che stiamo facendo adesso, vive Dio, tu e Dio, direttore, no? Ecco, su posizioni diverse in parte, però discutendo. Allora, secondo me ci sono due piani della discussione. Uno, se il vaccino è necessario, perché naturalmente tu sai che tra i firmatari dell'appello, ma anche tra i non firmatari, ci sono tanti che utilizzano l'argomento che il vaccino o non è necessario o comunque non è sicuro e quindi non è giusto imporlo perché ci sono dei rischi a fare il vaccino. Questi due argomenti mi sembra che, siamo d'accordo, non sussistono. Cioè il vaccino è necessario se vogliamo battere la pandemia e i rischi del vaccino sono dal punto di vista statistico zero. Nel senso che non sono zero, ma sono risibili, sono sicuramente inferiori ai rischi di avere un incidente automobilistico prendendo l'auto e così via. E quindi sono stati fatti già 5 miliardi di vaccino, non si può parlare ancora di vaccino non sufficientemente sperimentato. Quindi c'è il piano, diciamo così, medico-scientifico, dove ci sono alcune posizioni che sono semplicemente posizioni irrazionali, antiscientifiche, che non vogliono ammettere che il vaccino è necessario e è una necessità sociale e non comporta rischi personali. Non li comporta esattamente come non li comporta uscire di casa e attraversare sulle strisce, perché in qualsiasi attività umana, anche nella vita casalinga, noi sappiamo che la quantità di incidenti nella vita casalinga è altissima se consideriamo i casi singoli. Per cui c'è un piano che è il piano medico-scientifico. Bisogna che si smetta di dire che il vaccino pone dei dubbi. Il vaccino, e questa non è una questione di democrazia, è una questione di realtà scientifica. Poi c'è il piano che tu dici dei principi della legalità, che per me sono importantissimi, figurati. Ma un voto del Parlamento c'è stato un anno e mezzo, due anni fa, quando è stata votata la possibilità di decretare l'emergenza con tutta una serie di corollari legali, per cui quell'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento c'è stata. Il Parlamento ha stabilito che i governi hanno, perché mi sembra che i governi abbiano la possibilità di emanare una serie di decreti e direttive. E questi decreti ci sono stati nel corso di questo anno e mezzo. E non è che per ogni decreto, ogni volta, è dovuta fare di nuovo una legge, perché la legalità di quei decreti era contenuta nella legge iniziale. Per cui, per esempio, ci sono stati dei periodi in cui è stato stabilito che anche per girare all'aperto bisognava girare con la mascherina, e anzi ci sono stati dei periodi in cui non si poteva girare all'aperto, o si poteva per esempio per portare a passeggio il cane. Ora, per me un decreto che mette chi possiede un cane su un piano diverso da quello che non lo ha, mi sembra altamente discriminatorio,
Ma non è che mi sono messo a fare appelli contro questa discriminazione. Il governo aveva avuto dalla legge la delega a prendere determinate misure, le prendeva, alcune volte mi convincevano, alcune volte no. In genere le avrei volute molto più energiche, perché altrimenti e ci saremmo risparmiati, credo, molti morti e il prolungamento di certe misure, ma comunque faceva parte dal punto di vista legale di qualche cosa che era stato stabilito dalla legge. Ora, stabilire che in determinati ambienti è necessario o aver fatto la vaccinazione o fare il tampone, cioè è necessario il Green Pass, che cos'ha di diverso dalle misure che sono state prese in questo anno e mezzo sulla base, ripeto, di una legge iniziale? Cioè, tu dici queste misure sono discriminatorie, ma anche quelle precedenti erano discriminatorie. Io, non avendo un cane, non potevo uscire di casa. Chi ce l'aveva poteva passeggiare. Mi sembra molto discriminatorio, ma eppure... Ecco, io vorrei intanto toccare questo punto, poi invece vorrei toccare dopo un altro, perché tu hai detto in sostanza che l'appello che tu hai firmato è focalizzato solo su questa questione della costituzionalità. Io poi vorrei mostrarti che invece ci sono alcune affermazioni molto più gravi. Comunque. Ne parliamo volentieri. Come ti dico, io sono d'accordo che nell'appello ci sono alcune cose che io non ci avrei messo, ma ne parliamo dopo. Le cose che io finora, il vaccino è in linea di massima una cosa necessaria, o comunque sicuramente molto utile nella lotta alla pandemia. Non c'è dubbio che, come dire, l'opposizione fanatica e superstiziosa al vaccino è una cosa che non si può in nessun modo condividere. Su questo avrei poco da dire, tranne però vorrei sommessamente dire due cose su cui secondo me di nuovo bisogna parlare. Perché, ammetto, molto del problema a me consiste nel fatto del clima che si è creato, per cui segnalare che ci sono delle cose di cui non si è convinti ormai equivale a essere criminalizzati. E questo a me già di per sé, mi basterebbe già questo per farmi sentire a disagio, onestamente. Ma comunque, il vaccino, ci sono casi, e io ne conosco personalmente, di persone che non sono appunto ignoranti terrapiattisti, ma persone colte e intelligenti, che hanno problemi di salute di vario genere, cui è consigliato individualmente di fare il vaccino, e che trovano molte difficoltà nell'assenza di una normativa chiara per ottenere una certificazione che le autorizzi a vivere normalmente pur non essendo vaccinate. Io credo che un obbligo di legge imposto a tutti i cittadini dovrebbe per forza comportare riflessione su questo, e quindi permetterebbe di risolvere i problemi, che saranno pochi, ma sono problemi drammatici, di persone che non per loro volontà non si vogliono vaccinare e che in questo momento si trovano a essere appunto ostracizzate e escluse dalla vita pubblica. Direi anche un'altra cosa, su questo sarai meno d'accordo. Io credo che se una consistente minoranza di cittadini è spaventata da una misura che il governo vuole introdurre e introduce con l'obbligo oppure in modo surrettizio o così via, ed è stata anche per motivi più sbagliati, io credo che in democrazia sarebbe fondamentale, anche in emergenza, che si aprisse un dialogo rispettoso e permettesse e che si facesse maggior chiarezza di quello che si è fatto, anziché autorizzare, come dire, gran parte a dipingere tutti che sono spaventati di un pericolosi, ecco. Tutto questo però appunto non mi porta a non essere d'accordo con te sul fatto che la vaccinazione
è certamente qualcosa di molto utile nella lotta alla pandemia. Sarebbe ben inteso molto bello se noi sapessimo con chiarezza è utile il vaccino e che utilissimo i vaccini. Io infatti, sia pure diciamo con qualche dubbio, alla fine io mi sento sollevato per il fatto che sono vaccinato, perché mi sembra scientificamente dimostrato a questo punto che chi è vaccinato, se si ammala meno seriamente, corre molti meno rischi di morire, di finire in terapia intensiva e di morire. Quindi basterebbe questo per incoraggiare chi può vaccinarsi. Mi sembra meno chiaro, ma sarà un'ignoranza mia e puoi correggermi, mi sembra meno chiaro il fatto che chi non è vaccinato sia più pericoloso per gli altri, perché chi è per gli altri, dico, perché invece è sicuro che anche il vaccinato può essere positivo e contagioso, asintomatico. Io non ho ancora visto, ma non ho visto per mio difetto sicuramente, delle prove scientifiche del fatto che col vaccino comunque anche la probabilità di essere positivi e di contagiare gli altri diminuisce molto pesantemente. Ecco, se lo sappiamo già ne sono contento e ne prenderò atto molto volentieri, certamente. Sul fatto che i decreti del governo si basano già su una delega del Parlamento, io sono d'accordo con te, tecnicamente tale. Però Paolo, sentito da qualche razza di paragoni e te di fare, ecco, ma tu sai benissimo di una delega in passato sia stato possibile far passare provvedimenti liberticidi in altre situazioni diversissime da questa, tengo a chiarirlo, spero che nessuno mi aggredisca dicendo che mi squalifico perché faccio paragoni, ecco, però tu sai che è molto diverso un Parlamento che approva a ragion veduta uno specifico provvedimento da un Parlamento che in situazione di emergenza e legittimamente dà una delega in bianco al governo. La delega in bianco deve implicare per forza che poi le scelte del governo, prima ancora di arrivare un giorno all'approvazione parlamentare, debbano e possano essere discusse dall'opinione pubblica. Non tutte quelle scelte possono essere necessariamente, come dire, eticamente condivisibili, e la delega del Parlamento le giustifica solo in termini strettamente tecnici. Ecco, a me sembra questo. Finalmente, è vero che il governo durante il primo lockdown ha imposto privazioni della libertà individuale, dei diritti enormi a tutti noi. E su quello io, se qualcuno avesse avuto, qualcuno aveva dei dubbi sulla legittimità di questo, e secondo me poteva anche essere giusto discuterne, ma adesso non stiamo più a discutere di quello. Però guarda che quelli erano limiti e limiti della libertà che venivano imposti a tutti. Io ho molto apprezzato il tuo sforzo di parlare di quelli che hanno portato in giro per dimostrare che anche allora si creavano discriminazioni. Ma nessuno aveva la sensazione che ci fosse una maggioranza di proprietari di cani che erano cittadini di serie A e una minoranza di senza cani, di non cinofili, che venivano ostracizzati e criticati. Invece adesso il provvedimento crea di fatto una categoria di cittadini che, come dicevo prima, scusami, ripeto, senza aver violato nessuna legge e nessun obbligo, però sono trattati in particolare da certa stampa, soprattutto con un atteggiamento di disprezzo e di incitamento all'odio che davvero nel nostro paese io non vorrei vedere, ecco. E questa è una bella differenza rispetto appunto ai decreti, pur terribili per come limitavano la nostra libertà, che tutti abbiamo accettato al tempo del primo lockdown. Allora, io credo che intanto se siamo d'accordo che il vaccino è un'arma irrimpiazzabile oggi e quindi dovrebbe essere obbligatorio e attraverso una legge, penso che potremmo noi due lanciare già un appello al governo perché subito faccia una legge per il vaccino obbligatorio, mobilitando l'opinione pubblica perché appoggi
questa richiesta e pretendendo che il governo lo faccia al più presto questa legge, che ripeto, si può fare anche attraverso decreto legge. Legge o decreto legge su cui io sarei felice che, proprio per le assunzioni famose di responsabilità da parte di tutti gli attori della vita pubblica, avvenisse con un voto di fiducia. Per cui vedremmo chi poi si assume fino in fondo certe responsabilità e chi fa il doppio o il triplo gioco. Quindi da questo punto di vista penso che noi potremmo insieme essere i primi firmatari, anzi tu il primo perché la B viene prima della F, di un appello di questo genere. E così la questione che ti sembra la cruciale e che certamente è importante, ma continua per me ad avere un sapore di sottigliezze teologiche, verrebbe totalmente risolta. Tu però dici c'è un clima, si è creato un clima di persecuzione verso chi avanza dei dubbi. Guarda che io non frequento i social, non c'ho nemmeno Facebook e queste cose qui, ma coloro che li frequentano mi dicono che sui social invece c'è un attivismo fortissimo e persecutorio fino alle minacce e alla violenza molto diffuso proprio da parte di chi invece minaccia coloro che si vaccinano. E ci sono stati dei ristoratori che sono stati minacciati per il fatto che loro avevano dichiarato che loro e tutto il personale era vaccinato. Cioè stiamo attenti che su queste cose delle discriminazioni, delle minacce, il clima c'è, è pessimo, ma in tutte le direzioni. E francamente un conto è dire mi sembra folle un ragionamento, io alle volte lo dico, ma poi sono sempre pronto, anzi desideroso, di discutere con chi fa dei ragionamenti che a me sembrano folli. Io ho criticato Acciari e Agamben, ma sarei stato ben felice, ho criticato molto duramente Agamben un anno e mezzo fa, ma sarei stato disponibilissimo a un confronto con lui. Sono in genere queste persone che poi non accettano il confronto. Tu, per fortuna, invece lo accetti perché credi alla modalità del dialogo come fondamentale nella cultura. Io volevo farti vedere però che nel testo che tu hai firmato, tutti noi però reputiamo ingiusta e illegittima la discriminazione tra chi ha il Green Pass e chi no. Ma qui non è più che viene detto perché non c'è una legge, ma in quanto sarebbe in contrasto con i dettami della Costituzione, articolo 32. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione della legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, va bene, anche qui è solo la questione della legge che interessa, o come è stato detto da più parti, pretendere il vaccino anche con una legge sarebbe imporre un trattamento sanitario inaccettabile. Perché in realtà quello che si chiede col vaccino non è un trattamento sanitario per te, è un trattamento sanitario che protegga te, ma protegga anche tutti gli altri. Tu hai detto che ancora non abbiamo, io ora non ho tutti i dati medici sulla trasmissione del vaccino tramite del virus, ma per esempio, i dati sono certissimi sul fatto che
il rischio di ammalarsi per chi non è vaccinato è 9-10 volte superiore a quello di chi è vaccinato. Ora, questo significa che chi non si vaccina toglie posti letto a persone che hanno altre patologie. Già questo è qualcosa di inaudito e inammissibile e criminale in fondo, perché se voi vedete le altre statistiche, la diminuzione di terapie o di accertamenti diagnostici per il cuore, per i tumori, cioè che sono poi le due prime cause di mortalità, sono diminuiti radicalmente perché appunto che gli ospedali sono intasati e i medici sono bloccati da i ricoveri per malati del virus, che oggi 10 volte di più sono i non vaccinati. Allora, già questo sarebbe sufficiente per obbligare al vaccino, perché tu, è un tu generico naturalmente, non vaccinato, metti a repentaglio un esame diagnostico o un ricovero di quella persona che mi è molto cara, che ha un tumore o un problema di cuore e che, se tu non avessi bloccato medici e posti letto, oggi forse sarebbe già in cura, mentre invece per colpa tua, non vaccinato, rischi di morire. Ecco, quindi c'è qualche cosa che va oltre la questione della Costituzione. Quando sotto si dice che si debba preservare la libertà di scelta di tutti e favorire l'inclusione paritaria in ogni sua forma, questo o non vuol dire nulla o dice qualcosa di estremamente grave, perché noi stabiliamo in continuazione delle esclusioni. Le esclusioni di chi viola certe norme, cioè, non lo so, questa dell'inclusione paritaria. Noi, già il semplice fatto che nei locali pubblici non si possa fumare, e ormai anche all'aperto in certi casi, e in sempre più paesi, è già un'esclusione. No, ma questa esclusione dovrebbe essere rivista, allora. Per quale motivo? Cioè, è una perché certamente riduce radicalmente la libertà di scelta del fumatore. E così l'aggravante di chi ha bevuto e c'ha un tasso alcolico superiore, cioè la libertà di scelta di tutti, la libertà di scelta di tutti, cioè di ciascuno, come sappiamo, insomma, già dal liceo, da Kant in poi, è limitata dall'eguale libertà degli altri. Per cui io non posso fare tutto quello che voglio, perché fare tutto quello che voglio non, in italiano non si chiama libertà, in italiano si chiama prepotenza, prevaricazione, arbitrio, privilegio, perché privilegio. Ecco, questa storia per cui dei cittadini di serie A e di serie B l'avremmo per legge, cioè tu ed io siamo d'accordo che la vogliamo, ma la vogliamo per legge, con il vaccino obbligatorio, va bene, ma non utilizziamo più l'addizione cittadini di serie A e di serie B, perché appunto il nostro obiettivo è che al più presto, con un'assunzione trasparente di responsabilità, magari attraverso un voto di fiducia, così la chiarezza è massima, si fa quello che si deve fare e che il governo sta cercando di ottenere in modo parziale e surrettizio, come dici tu. Sì, a me preoccupa di più il parziale, perché se io prendo un freccia rossa sono sicuro che lì sono tutti vaccinati, ma se devo andare ad Albano Laziale, lì quanti ammassati nel treno non saranno vaccinati? Perché io devo correre un rischio
lì. Allora, è questo genere di cose che a me preoccupa di più, che non il fatto di fare una nuova legge, perché anche tu hai riconosciuto che una legge all'inizio, a Bovo, c'è stata. Quindi io sono favorevole. Impegniamoci con un appello perché ci sia al più presto una legge sul vaccino obbligatorio. Io ti dico questo. Beh, nell'insieme il nostro confronto è arrivato a quel punto che secondo me è conclusivo, quando ci si confronta fra persone che hanno tante idee su alcune cose di sé. A me preoccupa di più, e invece a me l'altro. No, le nostre sensibilità umane, le sensibilità di tutti, che fanno sì che ci sia chi si preoccupa di più di un aspetto e chi si preoccupa di più di un altro. Io non sono d'accordo, devo dire, su certe analogie, nel senso che appunto, così come il discorso del portare a spasso il cane, allo stesso modo le limitazioni delle libertà dei fumatori, che a me, che non ho mai fumato in vita mia, un po' dispiacciono, perché devo confessarti che tutte le limitazioni della libertà mi posso capire che siano necessarie. Figura di quanto sono dispiaciute a me che fumavo 2 pacchetti di 50 Marlboro al giorno. Quindi. Ecco, però quando tu fumavi, come avresti reagito se ti avessero detto: ma lei è un criminale, perché lei rischia di ammalarsi più degli altri e di portare via un posto letto in ospedale a qualcuno che ne avrebbe più bisogno di lei? Ecco, Avrei detto che era la pura verità. Ma però invece non è vero, Paolo. Chi fuma e si fa davvero del male non è per questo un criminale. È il puro ragionamento astratto: porti via un letto a chi ne avrebbe più bisogno di te. Anche quello portato all'estremo, sai che in passato ragionamenti così hanno portato a conseguenze aberranti, no? E di nuovo, non entro nello specifico perché non voglio che qualcuno mi dica che faccio analogie assurde, però l'analogia è nella logica dei ragionamenti che stiamo cercando di analizzare, no? Ecco, e quindi il punto è di capire se a te o a me, come dire, a livello razionale noi articoliamo poi le nostre posizioni, ma indubbiamente alla base c'è poi anche una sensibilità che fa sì che uno di noi sia più sensibile a un certo tipo di rischio o di violazione e oppure a un altro. E viva Dio, le posizioni oggi in Italia in realtà non sono affatto le posizioni di due campi contrapposti, rigidamente contrapposti, i buoni e i cattivi, gli intolleranti e i tolleranti, i fanatici e i razionali, non è così, no? Tanti di noi hanno posizioni dubbiose in certi casi, più sicure in qualcos'altro, tanti di noi hanno qualcosa in comune con amici e sono divisi questi amici su altre cose. Mi pare che il nostro dialogo adesso lo stia dimostrando, ed è molto triste che invece tutto il racconto, tutta la narrazione pubblica della situazione attuale tenda ad appiattire la complessità del nostro paese, della nostra opinione pubblica, in due fronti rigidamente contrapposti, no? Per cui o stai di qua o stai di là. E ti dico questo per dirti che appunto io sono un compilatore di manifesti, non l'ho mai fatto in vita mia e ti anticipo subito che non lo farò neanche adesso, di farmi autore e promotore di un manifesto. Ho firmato un manifesto che esprimeva dei dubbi che mi sembrava in larga parte di condividere, dicendomi anche: poi certo, io ci avrei messo anche quell'altra cosa e invece quella cosa lì l'avrei messa. Ma tutto sommato, per la prima volta un gruppo di colleghi prende una posizione che io mi sento in gran parte di condividere e dunque mi sembra giusto metterci la faccia. Dopodiché, non avendo imparato niente da quello che mi sta succedendo in questi giorni per aver firmato un appello, io non escludo affatto di firmare un appello che tu potresti promuovere insieme a Maurizio Landini, per esempio, con cui mi è capitato di parlare, di discutere su un palco pochi giorni fa a Firenze, e che anche lui mi ha detto in pubblico la posizione della CGIL alla fine, e che se il governo ci mette la faccia
e accetta di imporre l'obbligo, io ci sto, ecco, la CGIL ci sta. Allora, però io firmerei un appello del genere se questo appello chiedesse al governo non solo di fare al più presto la legge sull'obbligo vaccinale, ma di corredarla della massima attenzione e delle norme più precise per chi ha un parere medico che le Ops. Non so se sì, sei un po' bloccato ora. Ora non ti sentiamo più. Però mi sembra di poter dire che mi sentite? Sì, ora sì, ora sì. Però poi dopo la frase mi sentite, non sentiamo altro. Mi sentite adesso? Sì, sì. Per cui Ok. Appunto, la massima attenzione e rispetto per i tanti motivi che possono essere giusti o possono essere sbagliati, che inducono le persone a non volersi o avere dei dubbi sul vaccino. Chi lo fa per motivi sbagliati deve essere convinto e poi gli si può anche imporre un obbligo, sono d'accordo. Chi eventualmente lo fa per motivi più condivisibili deve essere rispettato e salvaguardato. Lo so che è tutto molto complicato, però stiamo vivendo un periodo semplice per l'appunto e credo che abbiamo il diritto di chiedere che si faccia attenzione anche appunto a quelle che per qualche giornalista sono soltanto sottigliezze da intellettuali nella loro torre d'avorio. Alessandro, ti ringrazio moltissimo. In più mi hai dato una dritta per promuovere, per chiedere a Landini, su tuo consiglio, di promuovere questa iniziativa, ma naturalmente non ho, insomma, fa parte di un discorso, non credo che abbia neanche senso poi, se non con degli articoli, delle prese di posizione, insistere, io su Micromega insisteremo sulla necessità del vaccino e che avvenga attraverso una legge e un voto di fiducia. Io lo ripeto perché voglio la massima chiarezza e una legge che non sia vaga, perché è giusto i casi di patologie che sconsigliano il vaccino devono essere definite con precisione, perché altrimenti tutto rimane affidato alla valutazione di un medico che magari può diventare un medico compiacente. Ci sono stati dei casi, abbiamo ancora un numero non piccolo di medici che non si sono vaccinati malgrado vi sia l'obbligo e avrebbero dovuto essere sospesi, e le USL, le ASL non danno gli elenchi di coloro che dovrebbero essere già sospesi, e la cosa finirà a dicembre, quindi noi quando andiamo da un medico non abbiamo la certezza che questo medico sia vaccinato. Insomma, io sono per la massima trasparenza, ma a partire dal fatto che questa pandemia in Italia ha fatto 130.000 morti. Noi giustamente ci indigniamo, anzi, purtroppo ci indigniamo solo perché poi le sanzioni penali non arrivano quasi mai, quando dei criminali per i motivi più abietti fanno sì che poi crolli un ponte e ci siano alcuni morti. Qui è come se fossero crollati decine di migliaia di ponti. Allora, questa è la situazione. Chiamarla emergenza non è un abuso linguistico, è anzi un dovere minimalistico, perché siamo come se abbiamo morti ogni giorno come in una guerra, e allora dobbiamo, e ogni morto è qualche cosa che se non abbiamo fatto tutto per impedirlo ci portiamo addosso come responsabilità. Per cui legge subito, chiara, assunzioni di responsabilità, ma il clima deve essere quello di chi riconosce che non c'è una volontà dei governi di
di violare le libertà, perché qui i motivi per cui io vedo in pericolo le libertà sono altri e sono alle porte. Fra un anno e mezzo avremo un governo di destre che non condannano il fascismo, per così dire. Ecco, io spero che soprattutto coloro che poi sono contrari per i motivi più diversi alle misure attuali affrontino la discussione così come l'hai affrontata te, ma t'assicuro che tu sei piuttosto un'eccezione che non la regola. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti e continueremo come Micromega con queste controversie sui temi scomodi, e ringrazio i tecnici che hanno fatto i salti mortali per ripristinare questo collegamento, e ancora un caro saluto a tutti. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Grazie a te, arrivederci a tutti.